Benvenuti ad App per Prof, un'app in 5 minuti appena, ovvero una vetrina, non un tutorial, che introduce sinteticamente strumenti TIC per i docenti 3.0. Bentrovati a tutti! Simona Angelozzi, docente di lettere presso l'Istituto Comprensivo Giulio Nova 1, membro del team per l'innovazione digitale dell'istituto dove insegna e sperimenta l'uso delle tecnologie digitali, introduce Flippity, una browser app gratuita per realizzare giochi didattici e nello specifico di questo video delle flashcards. Buona visione! Flippity è una risorsa web che consente di realizzare attività e giochi didattici in modo molto semplice e coinvolgente, a partire da un foglio Google. La risorsa è completamente gratuita e per poterne usufruire è sufficiente semplicemente avere a disposizione un account Gmail. La schermata iniziale di Flippity mostra le infinite possibilità ludiche che è possibile creare con questa applicazione, che si adattano ad ogni esigenza didattica. Si possono realizzare delle flashcard oppure dei tabelloni con delle domande abbinate di punteggi, stile rischia tutto, ancora le parole crociate, persino le cartelle del bingo. Andiamo a mostrare le fasi di realizzazione di una di queste attività, ad esempio quella di flashcard. Clicco su template per creare una copia del documento che poi sarà archiviata nel mio drive e che potrò eventualmente in futuro riprendere per modificare i dati. Creando una copia dovrebbe aprirsi un foglio di lavoro sul quale andrò a inserire i dati del mio gioco. Questo foglio è costituito da 4 diverse colonne. Nella prima inserisco le domande, nella seconda le definizioni, mentre le ultime 2 colonne mi servono semplicemente per modificare il colore o della card o del testo, qualora volessi evidenziare una parola e venire incontro alle esigenze e alle difficoltà di qualche alunno. Posizionandomi su questa riga, invece, vado a modificare il linguaggio del gioco. Un'unica raccomandazione: bisogna evitare di cliccare all'interno di questa riga azzurra che contiene i comandi del gioco. Cambiandoli si rischia poi di non poter pubblicare il file sul web. A questo punto non mi resta che svuotare le varie caselle per inserire la domanda, o meglio dire le domande del mio gioco, come ad esempio l'autore dei Promessi Sposi. Inserirò nella casella corrispondente la risposta corretta, mentre invece sotto vado ad inserire i protagonisti del romanzo, ma questa volta decido di inserire un'immagine al posto della parola per rendere l'attività ancora più inclusiva. Con il tasto destro copio l'indirizzo dell'immagine, dopodiché torno sul foglio di lavoro e incollo nella casella corrispondente. A questo punto il mio gioco, la mia attività è completata, non mi resta che salvare il tutto per ottenere il link condivisibile con i miei alunni. Vado su file, poi pubblica sul web e a questo punto si apre una maschera con il link che posso appunto utilizzare. Chiudo questa maschera e vado nel nuovo foglio di lavoro dove compare il link che utilizzerò per la condivisione. Cliccandoci viene caricato immediatamente il gioco di flashcard, l'autore del romanzo I Promessi Sposi, con la risposta corrispondente. Posso ottenere lo stesso risultato cliccando su questo tasto. Molto interessanti sono gli strumenti che compaiono a destra della flashcard, poiché il primo mi consente di introdurre una lettura vocale della flashcard, il secondo di eliminarne una, il terzo invece di mescolare il mazzo, il quarto pulsante di capovolgere la flashcard, l'ultimo invece di ricaricare il mazzo e riportare le domande nell'ordine originario. Ma la cosa più interessante di questa applicazione è che consente di utilizzare un unico esercizio in modalità diverse, modalità che vediamo rappresentate all'interno di questa barra nella parte superiore dello schermo. C'è la modalità list, che presenta una tabella con la domanda e la rispettiva risposta, oppure, ancora più interessante, la modalità Practic, che permette di inserire la risposta corretta all'interno di questa
all'interno di questa casella, di valutarne immediatamente la correttezza. Nel caso in cui la risposta sia esatta, il contatore che è posto in questo punto dello schermo aggiungerà appunto il punteggio corrispondente. C'è poi la modalità matching che consente invece di abbinare, accoppiare le due carte. Per cui se clicco i protagonisti del romanzo e poi la foto, vediamo che queste carte scompaiono dal tavolo virtuale, e poi c'è l'ultima modalità che è quella delle nuvole di parole. L'invito con questo tutorial è di utilizzare Flippity per creare dei giochi legati al lessico. Si può chiedere ai nostri alunni di individuare dai vari testi disciplinari delle parole che non conoscono e di inserirle poi in una di queste attività per lanciare una sfida in classe, imparare termini nuovi. Oppure si possono costruire giochi di questo tipo, come quello nell'esempio, sinonimo di sfarzoso, lussuoso. Ancora si possono creare flashcard geografiche, quindi delle carte che appunto fanno riferimento ad argomenti di geografia, come in questo caso capoluogo del Piemonte, Torino. Le possibilità che ci vengono offerte da questa applicazione sono veramente innumerevoli.